essere liberi per amare. Ci ricordiamo che la vita Dio ce la mette nelle mani, la vita del nostro paese, la vita della nostra famiglia, perché insieme con Lui collaboriamo, regnando insieme a Lui per il regno di Dio. Vi ricordate che durante l'ultima cena, quando i discepoli litigano su chi è più grande, durante l'ultima cena Gesù ha appena detto di essere il servo che darà la vita per tutti. Gesù annuncia loro: voi mi seguirete sul cammino della croce e regnerete con me e siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Regnerete con me. È questo che questo simbolo ci annuncia. E ora preghiamo e benediciamo voi e queste piante. Dio onnipotente ed eterno, che a Sant'Emidio hai dato la forza di sostenere fino all'ultimo la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di affrontare per tuo amore ogni avversità e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E il nostro aiuto è nel nome del Signore. Ci benedica Dio, onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.